Presidente, questo emendamento conclude il ciclo degli emendamenti che vanno a rimodulare l'articolo 12. L'articolo 12 è un articolo dedicato all'ufficio per i rapporti con la consulta D. Non so se ci siamo resi conto, forse a volte anche io ometto di sottolineare l'importanza dello sforzo di aver costituito un ufficio apposito di supporto alla consulta. È un qualcosa di, lasciatemi dire, di sicuramente straordinario. Non è così comune mettere a disposizione delle consulte in generale uffici di supporto. È vero che è dedicato a questa tematica in particolare, e questo perché, come tutti sapete, c'è una consulta cittadina che però deve interfacciarsi anche con delle consulte territoriali. E sono tante le persone con disabilità sul nostro territorio, quindi sicuramente era importante dare questo supporto e anche in qualche modo alleggerire le incombenze delle persone che poi di fatto sono iscritte all'assemblea, quindi degli organi rappresentativi. Quindi questo ufficio è molto importante, per questo, come dicevo prima, ringraziamo gli uffici che si sono messi a disposizione di questo progetto. Una cosa che non ho mai detto è che il regolamento prevede che l'ufficio sia fisicamente nello stesso luogo in cui si svolgono le assemblee della consulta. Quindi, nonostante la competenza della direzione dell'assemblea capitolina, però fisicamente si trova nello stesso luogo proprio per facilitare il dialogo tra la consulta cittadina e l'ufficio. Chiaramente questo ufficio viene costituito solo per l'ambito cittadino, quindi per i municipi dovrebbero eventualmente adeguarsi. Abbiamo previsto però chiaramente un ufficio composto da un singolo soggetto, proprio perché sappiamo che i municipi hanno comunque disponibilità minore di risorse. Velocemente, quali sono i compiti di questo ufficio? Sicuramente nella verifica delle adesioni, delle adesioni degli iscritti, il supporto per le votazioni, le verbalizzazioni, quindi sono tutte attività che vanno a dare una maggiore efficacia ed efficienza alla consulta. Di fatto, queste attività messe in capo all'ufficio sono sicuramente garanzia di trasparenza nonché di applicazione del regolamento. Ho già spiegato perché appunto l'ufficio è in capo alla direzione dell'Assemblea Capitolina, di fatto tiene anche il registro dei singoli cittadini e poi si occupa principalmente anche delle pubblicazioni, perché sappiamo quanto è importante far sapere ai cittadini quali sono le attività della consulta, chi ne fa parte, eccetera. Quindi verranno pubblicate una serie di informazioni chiaramente nel rispetto della normativa della privacy, così come prevede l'articolo 4 del regolamento. L'ultimissima cosa, l'ufficio si occupa anche di verificare la disponibilità e l'accessibilità dei locali per gli incontri della consulta, così come anche la possibilità di tutti i cittadini di poter partecipare alle assemblee. È chiaro che prevedere, insomma, una folla di persone che vogliono assistere alle assemblee potrebbe essere complicato, quindi abbiamo previsto un meccanismo di prenotazione, come poi accade nella maggior parte delle riunioni aperte, diciamo, al pubblico. E quindi ecco, io ci tenevo proprio scusate, a fare questo intervento perché è qualcosa di veramente nuovo, la possibilità di costituire un dedicato alle necessità operative, quindi più che altro gli strumenti amministrativi di cui ha bisogno la consulta. Grazie mille.